Palombara e Stella Azzurra non si fermano più. Entrambe vincono la propria partita segnando 4 reti. La squadra di Tichetti non viene impensierita più di tanto dalla Fenice. Il parziale di 4-0 viene rimato dagli ospiti solo nel finale. Noi la nostra è una squadra giovane, noi siamo subentrati quest'anno, io e Angelo Borri, che è il primo allenatore, siamo subentrati all'ottimo lavoro di Volpi, abbiamo cambiato un po' di cose, ancora ci stiamo rodando, però noi siamo lì che vogliamo giocarci tutte le partite e poi a fine anno vedremo cosa avremo costruito. Il migliore in campo per i rossazzurri, Marco Angelini. Per arrivare nei primi posti bisogna viaggiare a ritmi alti come fanno le altre società. Abbiamo fatto 5 partite, 5 vittorie. Oggi ho visto una squadra molto compatta, solida. Lavoriamo durante la settimana, le uscite pressing che cominciano a funzionare. Abbiamo giocatori di caratura di Serie B, quindi la squadra sta funzionando. Bel ritorno alla vittoria per l'Anguillara di Manciuria con il 5-0 sulla Number 9. Roboante 7-1 della Perconti sul Colli Albani. Terza vittoria consecutiva per il Valencia. Doppio 1-1 in Parioli Tor di Quinto e Guidonia Football Club. Nessuna vittoria per le squadre in trasferta. La Perconti risale leggermente in classifica, mentre scende lo Spes dopo il buon avvio. Il Football Club rimane l'unica imbattuta, escluse le due ammazza campionato Palombara e Stella Azzurra. And full of life.